sicurezza si potenzia il TOR, il sistema di telecontrollo dei veicoli in transito sulle principali strade della Valle Seriana. Parre dall'efficientamento energetico del municipio al miglioramento degli impianti solari, l'amministrazione comunale al lavoro con opere e investimenti per circa 700.000 euro. Onore, agevolazioni per gli studenti e contributi per le spese di trasporto per i bimbi della scuola dell'infanzia. La primaria si continua a potenziare il progetto Madrelingua. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Un incidente stradale, uno scontro tra automobili si è verificato nel pomeriggio di oggi a Costa Volpino lungo la statale 42 poco prima delle ore 16. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, due uomini di 42 e 60 anni e una donna. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'auto con il medico a bordo. A causa del sinistro la strada è stata temporaneamente chiusa fino al completamento della rimozione dei veicoli. E continua il percorso di potenziamento e aggiornamento del sistema di controllo dei veicoli in transito sulle principali arterie della Valle Seriana. State cercando di migliorare e potenziare l'attuale sistema di controllo elettronico del territorio? Sì, il TOR, essendo un sistema telematico, una rete, un'infrastruttura telematica, ha necessità di aggiornamenti costanti e anche delle migliorie. Il progetto nuovo che è iniziato già a fine 2019, quando ci siamo insediati, ha come obiettivo quello di migliorare il precedente e risolvere quei problemi di telecomunicazioni che c'erano, e mano a mano si stanno risolvendo, però radicalmente lo risolveremo. In che modo? Trasformeremo le attuali reti di comunicazione, possibilmente quasi prevalentemente in fibra ottica, dove non sarà possibile useremo dei punti ad alta frequenza, si parla di gigahertz, di gigabyte, scusa. Poi andremo a spostare l'attuale server, è in questura a Bergamo, lo sposteremo nella nostra vecchia sede di Albino, abbiamo già fatto tutti i passi burocratici necessari per poter dividere in due il traffico dei dati. Essendo Albino baricentrico rispetto a Bergamo, i due flussi di dati non vanno convogliati in un'unica direzione, ma arrivano da due direzioni in una, quindi aumenta la velocità. E la cosa più importante è che il sistema verrà dotato di apparecchiature intelligenti che segnaleranno in tempo reale eventuali guasti o addirittura lo diranno prima, ad esempio che la batteria si sta esaurendo oppure lo switch si è fulminato nel tal posto. Sono 52 telecamere, quindi non è facile averle tutte sotto controllo. Un sistema automatico sarà di grande aiuto e soprattutto ci aiuterà a ridurre i costi di interventi, di manutenzione e avere la certezza del funzionamento. E poi una cosa molto, l'obiettivo più fondamentale è che verrà dato l'accesso a questo sistema a tutte le polizie locali della valle, compresi le stazioni dei carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine, che alcune delle quali accedono già, la polizia di Stato per esempio, e però i carabinieri soltanto quelli di Clusone, non tutta la valle. E di più, il sistema al controllo dei veicoli sarà potenziato con delle nuove funzionalità per il monitoraggio del traffico della valle e verrà aperto di integrazioni e applicazioni sperimentali per gestire sempre a livello di traffico le varie località turistiche che abbiamo in valle, fortunatamente, e soprattutto nell'alta valle. Quindi questo servirà, oltre che a reprimere la criminalità e a controfare questo tipo di lavoro, a gestire in modo intelligente il traffico. Poi ne parleremo più avanti, stiamo facendo delle sperimentazioni su un comune, che non posso dire perché è proprio sperimentazione. E inoltre sarà possibile per i comuni che vorranno collegarsi al server di Albino con i loro impianti che vorranno mettere di lettura targhe o videosorveglianza.
Ammontano a circa 700.000 euro gli investimenti che il comune di Parre sta mettendo in moto sul territorio tra opere in appalto e interventi già avviati. L'amministrazione comunale di Parre è al lavoro su diversi interventi, opere pubbliche che il territorio stava anche attendendo. Sì, è già da un annetto che ci stiamo occupando della salvaguardia del nostro territorio. Nello specifico ci sono delle opere importanti per noi, che sono la sistemazione del dissesto avvenuto circa 2 anni fa per quanto riguarda la località Cossaglio, un intervento di circa 250.000 euro. L'inizio dei lavori è proprio partito in questi giorni e si prevede la conclusione entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda poi la salvaguardia della rupe del Castel, anche qui un intervento di 250.000 euro, dove verranno messe delle reti in aderenza alla roccia prospiciente, appunto, Ponte Nossa, e anche qua i lavori sono partiti il 1° di settembre e ci auspichiamo anche che vengano terminati il prima possibile. Altro intervento di un importo più basso, di 30.000 euro, è per la sistemazione della località al Soc. Anche qua si era, dopo una segnalazione da parte di un cittadino, era stato segnalato appunto la pericolosità di alcuni massi, e anche qua interverremo con della messa in opera di reti in aderenza. Per quanto riguarda invece un'opera a cui teniamo è la riqualificazione del nostro edificio comunale. Abbiamo già provveduto al cambio dei serramenti gli anni scorsi e con circa 100.000 euro di investimento sistemeremo le facciate, appunto per dare una riqualificazione sia estetica ma soprattutto per una riqualificazione energetica. Abbiamo poi un importante bando che ci permetterà di realizzare degli impianti di accumulo sui nostri attuali impianti fotovoltaici e la realizzazione di altri due impianti, uno sul tetto delle piscine e uno sul completamento dell'impianto presente nelle scuole elementari. Tutti questi investimenti sono stati possibili grazie a sovvenzioni regionali e statali, e tutte a fondo perduto, per un complessivo di circa 790.000 euro. E per quanto riguarda la piazzola Sant'Alberto, ci sono aggiornamenti? Sì, finalmente siamo a un buon punto, in quanto la sistemazione della parte burocratica che ci permetterà appunto di acquisire l'area insieme ai comuni di Villadogna e Piario è ormai giunta al termine. Abbiamo partecipato alla manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'area. Una volta acquisita l'area provvederemo addirittura a un investimento per la riqualificazione generale della piazzola, che diventerà a tutti gli effetti un centro di raccolta comunale, con la possibilità a tutti gli utenti di conferire qualsiasi tipo di rifiuto, e un investimento che per i tre comuni ammonta a 173.000 euro circa. Questa piazzola sarà dotata anche di un pass con la lettura con la tessera sanitaria, e ci permetterà appunto di dare uno strumento ai nostri cittadini migliorativo, appunto sempre nel migliorare la raccolta differenziata. E ci siamo già occupati delle razionalizzazioni degli sportelli bancari in Alta Valle Seriana, in particolare delle situazioni di Gromo e Valbondione. Di questa situazione si è occupato anche il deputato della Lega Daniele Belotti. Ieri si è tenuto un incontro, sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Ieri l'incontro richiesto dall'onorevole Daniele Belotti con Intesa San Paolo per la questione degli sportelli che sul nostro territorio stanno andando verso la chiusura. Com'è andato questo incontro? Purtroppo non è andato bene. Abbiamo trovato scarsissima disponibilità da parte della direzione di Banca Intesa, e questo spiace, perché i sindaci avevano posto alcune condizioni, alcune richieste. La prima ovviamente era quella non di lasciare così com'è, lasciare operative le filiali. In seconda battuta di prorogare la chiusura prevista per il 18 di ottobre al fine di consentire alla clientela tradizionale di UBI, cioè delle vecchie popolari, di abituarsi al sistema diverso che adotta Banca Intesa, che punta più ad avere degli appuntamenti invece che avere l'operatività agli sportelli.
In terza battuta, i comuni avevano messo a disposizione dei locali, si sono dati disponibili a mettere a fornire a Banca Intesa dei locali per gratuitamente per i bancomat, ma purtroppo abbiamo trovato un'indisponibilità, salvo che si sono resi conto che la situazione di Valbondione, per cui i clienti di Lizzolo e Valbondione devono fare per andare e ritorno oltre 40 km per andare in Banca d'Artesio, questa ovviamente è clamorosa, e quindi hanno dato disponibilità, la banca ha dato disponibilità affinché non dovesse raggiungere, fare un accordo con la tabaccheria, perché una delle soluzioni che sta adottando Banca Intesa è quella di convenzionarsi con delle tabaccherie per fare quei servizi di prelievo tipo bancomat. Però nel caso non ci fosse l'accordo con la tabaccheria di Valbondione, c'è la disponibilità, la garanzia che verrà messo almeno in bancomat. Però per il resto, per Gromo e poi per le filiali in Val Cavallina, di Entratico, Zandovi, Cenate Sopra, c'è stato proprio il muro. E ora proseguiamo con i dati di Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus. A fronte di 58.238 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi casi positivi, il rapporto è dello 0,8%. Per quanto riguarda le persone in terapia intensiva, complessivamente vi sono 54 persone, il dato diminuisce di 2 unità. I ricoverati non in terapia intensiva, complessivamente 384 più 9. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia: Bergamo 37, Brescia 58. Contributi alle famiglie, attività straordinarie, trasporto scolastico. Sentiamo come il Comune di Onore investe ulteriori risorse sul piano di diritto allo studio. Il ritorno a scuola è alle porte. Il Comune di Onore nelle scorse settimane ha approvato alcune delibere che cercano un po' anche di favorire questo ritorno alla normalità. Sì, esatto, come gli altri anni, ma quest'anno investendo ancora più risorse ci stiamo impegnando proprio nella costruzione del piano di diritto allo studio per facilitare il rientro a scuola dei nostri ragazzi e soprattutto per facilitare anche dal punto di vista economico le famiglie del territorio. È proprio per questo che abbiamo ridotto da 250 a 150 euro annui il costo del trasporto per i bimbi della scuola dell'infanzia che si recano nella scuola di Songavazzo, e abbiamo introdotto anche alcune agevolazioni per gli studenti delle scuole medie che potranno ricevere un contributo fino a 100 euro per l'acquisto di libri o per le spese di trasporto, e per i ragazzi della prima e della seconda superiore, quindi fino alla scuola dell'obbligo, che potranno anch'essi ricevere un contributo fino a 150 euro sempre per libri, materiale didattico o per le spese di trasporto. Sono dei piccoli contributi rispetto alle grosse spese che le famiglie in questo periodo purtroppo devono affrontare, però era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale, quello di reintrodurre questi contributi per la scuola dell'obbligo, e che già dall'anno scorso con i fondi straordinari per il Covid, ma da quest'anno in maniera strutturale, quindi anche per i prossimi anni, ci siamo impegnati ad introdurre. A fianco di questi contributi sono confermati e implementati anche alcuni servizi che riguardano soprattutto la nostra scuola primaria, quella presente qui ad Onore, il progetto Madrelingua, che è un progetto che attira anche alunni e studenti da fuori del nostro paese, che è diventato un po' il fiore all'occhiello della nostra scuola primaria, è confermato con un aumento di ore della madrelingua inglese, che quindi sarà presente ben 150 ore durante tutto l'anno scolastico. È un progetto che per la prima volta è cofinanziato da entrambi i comuni, ma anche dall'istituto comprensivo, segno che anche l'istituto in qualche modo crede molto ormai in questo progetto, che per il quarto anno scolastico si avvia ad essere completato e ad essere svolto durante le ore curricolari dei nostri ragazzi, che quindi avranno una conoscenza dell'inglese più importante. Oltre a questo abbiamo confermato la tariffa della mensa, nonostante siamo andati incontro ad una nuova gara di affidamento, quindi la mensa è confermata negli stessi locali, negli stessi spazi dello scorso anno, e sempre in quegli spazi, per i giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, ci sarà lo spazio compiti organizzato sempre con la cooperativa Origami. Abbiamo riconfermato la convenzione
tra il nostro comune e la cooperativa. La novità è che grazie alla partecipazione dei nostri comuni, sia di Onore che di Songavazzo, ad un bando di Regione Lombardia, tutti gli iscritti alla scuola primaria avranno uno sconto del 35% sulla tariffa annuale, quindi uno sconto veramente importante sulla tariffa annuale di iscrizione a questo servizio di spazio compiti. A fianco dei servizi anche qualche piccolo investimento infrastrutturale. Proprio in questi giorni stiamo finendo di realizzare una piccola aula all'aperto nel giardino della scuola primaria, che ci è stata richiesta dalle insegnanti, ma che abbiamo ritenuto essere molto importante anche vista la situazione, visto il fatto che durante questi due particolari strani anni scolastici c'è stata un po' una riscoperta dei numerosi spazi esterni che ad Onore ci sono e che fortunatamente si trovano anche molto vicino alla scuola. La scuola è davvero in una grande area pedonale dove si trova il municipio, la scuola stessa, il parco giochi, la sala mensa, l'oratorio, quindi c'è davvero tanto spazio. E anche questo è uno dei punti di forza della nostra scuola. Lunedì in programma il ritorno a scuola. Sentiamo come è stato organizzato questo importante momento al Fantoni di Clusone. Ma come sarà il ritorno a scuola degli studenti del Fantoni? Beh, prima di tutto li aspettiamo lunedì tutti qui e non vediamo l'ora che ritornino. La partenza è stata organizzata tenendo conto della situazione sanitaria, quindi ancora dell'emergenza pandemia, e per tutto il primo periodo, certamente fino a tutto novembre, dovremo organizzare il doppio orario di ingresso e di uscita, quindi dalle 8 all'1 e dalle 10 alle 15. Con alcune classi che usciranno alle 14, ma tutte le informazioni verranno date ai ragazzi. Questo perché? Perché i mezzi di trasporto possono accogliere solo l'80% degli studenti, quindi non potranno venire tutti quanti, tranne il sabato. Il sabato avremo l'orario per tutti dalle 8 alle 13, perché non c'è la scuola che è accanto alla nostra, non ha lezione il sabato, pertanto il sabato sarà per tutti 8-13. Abbiamo, come lo scorso anno, curato con molta attenzione gli accessi. I ragazzi, quando arriveranno, troveranno sulle varie porte d'ingresso le classi o il corso di riferimento. Abbiamo 4 ingressi diversi in Villa Barbarigo, 4 ingressi diversi nella palazzina del liceo. Quindi con 8 ingressi suddivisi su 2 orari, il numero degli studenti che entra contemporaneamente da ciascun ingresso è bassissimo. Questo ci consente davvero di garantire il più possibile il rispetto della cosiddetta bolla classe, quindi ancora non potremo far fare delle attività ai ragazzi per classi o per gruppi misti, ma speriamo presto di poterlo fare quando verrà superata questa emergenza sanitaria. Quindi si cerca sempre di mantenere il distanziamento. Le regole fondamentali sono poche, sono sempre quelle, ci teniamo che vengano rispettate molto rigidamente, quindi sempre l'utilizzo della mascherina, sempre il distanziamento e arieggiare gli ambienti. Quindi questo veramente chiediamo ai ragazzi di rispettare questo impegno, come è stato lo scorso anno, e ci ha consentito di superare l'anno senza particolari problemi e con diciamo positività e fiducia. Speriamo poi di poter migliorare anche su questo aspetto, ma la parte dei dispositivi di protezione e del distanziamento è assolutamente da rispettare. Ovviamente accanto alla normale attività didattica vi sono diversi progetti. Come possiamo presentarli, o c'è qualche caratteristica che li accomuna? Sì, allora, come prima cosa vorrei dire che da lunedì le classi partiranno tutte, ma per le classi prime in particolare abbiamo previsto un periodo di accoglienza, e questa accoglienza partiranno nel nostro istituto 7 classi prime. Quindi i ragazzi delle 7 classi prime avranno un progetto di accoglienza particolare rispetto agli altri, che comunque avranno il periodo di inserimento e di accoglienza. Abbiamo l'uscita al Parco Avventura, abbiamo l'approfondimento su educazione civica, sul bullismo e cyberbullismo, su conoscere le varie regole interne alla scuola, l'utilizzo della piattaforma Teams e quant'altro. Quindi accompagneremo i ragazzi in questo senso.
sabato mattina incontro con lo staff, i genitori dei ragazzi delle classi prime, ovviamente con obbligo di prenotazione, una persona per famiglia per poter rispettare il distanziamento e le regole previste. E in generale il nostro istituto durante quest'anno abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione su progetti legati e afferenti all'area dell'educazione civica. In particolare, oltre al tema della cittadinanza attiva, importantissimo, vogliamo e speriamo di poter rendere attivo e vivo il fatto di essere una referenti provinciali per le scuole green, quindi siamo all'interno della rete nazionale scuole green, speriamo di riuscire ad attivare anche con le scuole del territorio, anche con gli istituti comprensivi, delle azioni con i nostri studenti, anche all'esterno della scuola. Vogliamo far ripartire quello che è lo storico progetto del Fantoni di educazione alla pace e anche tutto il tema del bullismo e cyberbullismo e dell'inclusione ci vede coinvolti. Stiamo lavorando proprio in questi giorni con le varie commissioni e lo staff perché tutti questi aspetti siano pronti e siamo pronti per partire con questo nuovo anno scolastico. L'unità pastorale di Rovetta per sabato 18 settembre è in programma una giornata con numerosi appuntamenti. Vi sarà infatti il ringraziamento e il saluto a Don Mauro Bassanelli. Le comunità dei paesi della Conca e della Presolana hanno organizzato diversi momenti di saluto rivolto a Don Mauro Bassanelli, chiamato a nuovi incarichi per il suo ministero in Val Brembana. Sì, è dal 90 che Don Mauro vive dentro le nostre comunità, prima come seminarista, poi come curato di Rovetta e poi come parroco di Fino, per cui il cambiamento sarà notevole per le nostre comunità, ma anche per lui. E da quando abbiamo saputo che è stato destinato ai paesi della Val Brembana, Zogno e paesi limitrofi, ci siamo un po' chiesti come fare a salutarlo, perché è un bisogno che abbiamo noi e credo che sia un bisogno anche che ha lui, quello di salutare le comunità che l'hanno visto presente per così tanto tempo. Ovviamente le persone che lo vogliono salutare sono tantissime, immaginiamo, per cui ci siamo chiesti un po' come fare. Già a maggio, giugno sono uscite tantissime proposte, abbiamo dovuto fare delle scelte anche scontentando qualcuno che aveva fatto altre proposte, ma come unità pastorale di Rovetta abbiamo pensato di salutarlo muovendoci un po' nelle parrocchie che lui ha tanto lavorato per tenere insieme, per unire. E allora lo saluteremo così, facendolo viaggiare un po' dentro le nostre parrocchie il 18 di settembre. Comincerà proprio da Cerete Alto, dove incontrerà il mondo della carità e delle fragilità, ambito in cui lui ha lavorato molto. Ecco, in ogni parrocchia abbiamo pensato a degli ambiti dove lui ha lavorato e quindi ricorderemo un po' la sua storia. Cominciamo con l'ambito della fragilità, poi si sposterà a Cerete Basso dove invece incontrerà tutto il mondo del laicato, le associazioni, i comuni, la scuola che è stato un ambito in cui lui ha lavorato molto, poi si sposterà a San Lorenzo di Rovetta, lì incontrerà le famiglie, ha seguito per molti anni le giovani coppie, il corso per i fidanzati, il gruppo famiglie. Andrà poi a Songavazzo per incontrare tutto il mondo della catechesi e a Onore per incontrare invece il mondo che gli ricorderà l'esperienza della preghiera, adorazioni, lui un po' che ha iniziato la lezione divina del mercoledì a Rovetta che ha accompagnato le nostre comunità per tanti anni. Lo saluteremo poi ufficialmente tutti insieme nella messa delle 18, quella che lui da anni celebra, proprio trasmessa da Antenna 2, per due motivi. Primo perché così
le tante persone che lo vogliono salutare anche nella celebrazione possono partecipare, visto le norme Covid, ma anche perché così lui potrà salutare anche tutte quelle persone che non fanno parte della nostra unità pastorale o che non può raggiungere fisicamente, ma che lo hanno seguito per anni anche da lontano attraverso la televisione. Chiuderemo la giornata con l'esperienza che ha segnato i suoi primi anni di sacerdozio, che è l'esperienza dell'incontro con i giovani, con una paraliturgia, una preghiera e poi un momento di festa a Rovetta. Abbiamo incontrato così le grandi esperienze che lui ha vissuto in questi anni, cercando appunto di sparpagliarci dentro le nostre comunità per poterlo salutare anche con più tranquillità e con meno folla. E ora proseguiamo con la programmazione televisiva sul canale 88 di Antenna 2. Questa sera alle 20:05 trasmetteremo la rubrica sulla Formula 1 20.000 giri. Alle 20:40 la rubrica di pareri ed opinioni locali, il Sasso nello Stagno. Alle 21:30 Antenna 2 Sport. Alle 22:30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23:10 una partita di calcio, il Albino Gandino Vertovese. Alla 00:30 la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Telegiornale in onda anche alle ore 21:30, ma sul canale numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo, al numero 628, alle 20:30 la partita di calcio Albino Gandino Vertovese. L'almanacco per domani mercoledì 8 settembre, il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:50, il culmine alle ore 13:18, la durata del giorno è di 13 ore e 5 minuti. La luna sorge alle 8:09 e tramonta alle 20:49, la fase lunare alla luna nuova ed è visibile al 9%, la chiesa ricorda la natività di Maria. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.